Oscar, è arrivato il momento del bundle. Il bundle. Il nostro bundle. A me piace sempre aprirli. Ma questo pesa, non capisco perché pesi così tanto. Mi sembra che pesa un po' più del solito. Ci ho messo dentro il mattone. Esatto, non è il bundle, ma il mattone. È il mattone. Apriamolo. Vediamo il posterino. Che chi ci segue sa che prima o poi farà una certa fine. Al momento sono accatastato in attesa di essere appesi. Ok, dai, è Zendikar. Ci piace. È Zendikar. Sì, a me non fa impazzire, però lo mettiamo qua tipo tavola da Dungeon Master e via. Fa molto Zendikar. La scatola che tu sai che... Bagno, ciao. Allora, design è quello che oramai conosciamo da un po' di tempo con questo taglio, però è verde, bello. È verde, devo dire che il precedente, che era blu violaceo, era blu violaceo, preferivo quello precedente. Guarda che bello il dadone grosso. Ma no, è verde, è verde smeraldo, mi ricorda un sacco Sirio, che è il mio cavaliere dello zodiaco preferito. Quindi, tanta roba. C'è troppo verde per i miei gusti. Ma meno male. Allora, cosa abbiamo qua? Vabbè, come si gioca a Magic, bla 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 bla. Boom. Poi, vediamo se abbiamo le terre full art foil. Ultimamente ce le mettevano le foil nei bundle. Qua ci sono le terre full art. Magari pesa per quello. Che ne so. Però intanto abbiamo la promo. Promo esclusiva del bundle, l'unico modo per averla è questo. Il granchione, lo 017. Allora, è una carta d'edizione, quindi non è una carta esclusiva. Però questa promo c'è solo qua. Col disegno bellissimo, 017, che può diventare più grosso in base a quante isole hai, ok? E terre. E che meno! Fai che meno! Fai che normale. Meno! Magari fai andiamo avanti, c'è fuori full art, no? Andiamo avanti. Allora, vediamola così: nelle bustine ci sono solo quelle full art. Se volete quelle non full art, le trovate qua. No, dai, ti prego, vai avanti, magari ci sono. No, che meno. C'è foil, normale. Normale, questo è un meno col triciclo, eh. Allora, signora Wizard ha fatto un upgrade bellissimo sui mazzi Commander. Ci permettiamo di dire che il bundle, potevi mettere le terre full art foil, il bundle, non tanto, ma uno per tipo. Esatto, dai, dai. No, il 4 per vabbè, adesso questo bundle ti stava a 100 euro poi, però vabbè. D'accordo, come sempre il divisorio dentro che non è male, tipo porta deck. Ah, ho capito perché pesava così tanto. Il pacco, ci hanno tirato il pacco. Facciamo una dai. Sfida virtuale tra me virtuale. E tra... Tu chi vuoi? Guarda io... che i Jace sono troppi. I Jace, voglio i Jace. No, vabbè, toh. Pippati. Allora facciamo una sfida un po' asimmetrica. 4 Jace contro 6 di mie. Non c'è problema. I Jace ce li teniamo per ultimi. Sì, sì, i Jace dopo perché c'è una roba bella di Jace. Magari c'è Jace. C'è un Jace nuovo qua dentro. Ci sarà più di un Jace. Certo, una... perché lo giochi potenziato. Ci sarà una busta certo, con 10 no. Jace dentro. Allora andiamo avanti, dai, vediamo. Vai con le bombe, vai. Sorprendici. Le bombe. Valakut Awakening. Che si gira, eh? Si gira e diventa una terra. Forte. Valakut Stoneforge. E basta. Cartina utile per... Cioè, ma questa foil me la devi mettere. Me la devi mettere quella foil. Mannaggia. Ricordiamo tra l'altro che la cartina è l'ultima carta. È quella che si utilizza adesso praticamente per le carte bifronte. Sì, se tu hai le bustine che sono un po' traslucide e si vede il retro, allora, chiaramente con quella puoi giocarla segnando che Valakut Stoneforge invece che giocare le ci piacco, ci piacco. Però va bene. Vedi, sono tutte queste piccole accortezze che sono molto belle. Allora, showcase del Brush Fire Elemental, carino, mi fa piacere. E oh, Jace l'ho trovato io, signori. L'ho trovato io, Jace. Tra l'altro quella estesa, l'arte estesa. Cioè, raga, la mia faccia credo che... Cioè, pure la foil in questa busta. C'è una foil common per limited molto forte, buona. Con la terra isola no, bella. Ma questo deve essere bello. Jace Mirror Man. C'ho male allo stomaco, ragazzi. Questa deve essere la mia busta. Doveva, invece... Quindi sto già stravincendo. E questa cosa, bene. Cioè, a meno che io riesca a far di meglio, ma... Tu tieni la telecamera intanto. Ultimamente. Tieni la telecamera. Ultimamente. E vediamo un po' Into the Royal. Ci piace sempre Into the Royal. Tac. E vabbè. Rolling Vortex, nulla di che. Onestamente, nulla di che. Seconda rara rossa. Rosse blu. Vediamo un po'. Sì, rosso blu.
Però io volevo Nissa perché mi serve per commandarmi. E allora vedrai che la sbusto io Nissa, foil. Ci sto, ci sto, ci sto. Scambiamo col Jace. Fuck. Scoot Swarm, vabbè. Ok, questa è... E l'attacco, fuck. Questa è... Spat Attack. Era Spat Attack. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. E scopriamo che, scopriamo che... Oh... Showcase, showcase, showcase prima ha portato bene, showcase prima ha portato bene. Allora, Rory Crabber, dai. Lui è divertente, a me piace un sacco, molto spassoso da giocare. Ed è la terza red. Tac, 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 tac. Certo, ragazzi, attenzione. Qua rosso spopola. Spopolamento. Spopola, spopola. Spopolazione. Spopola. Vediamo un po', Balotto. Wow, terra doppia. Di queste full art. Ma è tra l'altro anche un abbinamento di colori mica mica male. Lo volevo io. Pathway. Ma perché hai sbustato cose che avrei voluto sbustare allora, io? Allora, se devo dire, se sei buste. Apri per me male. Adesso. E adesso apriamo. Vedi per, fare di meglio. Ah, sono contento anche perché poi in realtà le carte restano comunque a me. Però vedi quindi... fare di meglio. È una questione di principio. È una questione di principio, sì, sì, giusto. Facciamo di meglio. Abbiamo adesso Nissa. Nissa full foil. Art, foil. Esatto. No, foil e basta. Foil full art, se no non vinco. Da quando c'è, sì, Sca, sì, sì, se voglio vincere deve essere foil full art. Corretto, no? E niente, vabbè, Zagras. Ma io lo vedo magro. Guarda, guarda questi idrozzo. Però è la prima multicolor che troviamo tra le rare, dai. Però era magro, non era. No, è fin troppo magro per essere grasso, effettivamente. Allora, Feed the Swarm, una rimozioncina not bad. Andiamo a... Hellbound Showcase. Attenzione, che porta bene. Gli Showcase portano bene, dai, sì. Mitica. Interessante, divertente, ma se è meglio. E dai. E rara foil. Rara foil, tra l'altro questa nel mazzo Commander Landfall è piuttosto forte, bello. Però sei ancora in vantaggio tu, zio. Sono d'accordo, sono d'accordo. Però è la prima rara foil che troviamo. Vediamo di trovare la mitica. La mitica foil, giusto, no? Giusto? Perché? E stiamo cercando una bella Nissa full art foil. Vabbè, vediamo un po' cosa si può fare. Sai che se la troviamo? Non credo, però intanto abbiamo trovato... E una... le Iene portano bene, Le Iene? No, il Showcase. Op. Wow, Showcase raro. Anche qua, incantesimino forte, forte, forte. E la foil? Genosce. Vabbè. Però è la prima rara bianca, così ci mancava un colore. Ho l'ultima busta quantomeno per provare a pareggiare. Sì, sì, facciamo che troviamo il sugo. Sugo. Hop. Guardiamocela sugo. Un po' piano, dai. Equipment. Nierlid. Un vampirello senza abilità. Chiamati anche gialloni per altri giochi. Yu-Gi-Oh! Oh, Showcase, Vurmone horrorifico. Goblin Warrior, Emeria Captain, sti parti, ma no, doveva essere alleato, vabbè. Veteran Adventurer, Balaghead Recovery. Cuore che mi batte a mille. Allora, Inscription of Insight come rara sorciazza. C'è la foil. Non è male, dimmi, però c'è la foil. C'è la foil common, Glacial Grasp. Ma perché? E perché dovevo vincere io, dai! Dai che vabbè. Ho vinto, dai che ho vinto! Raga, questa sfida mi sa tanto che l'ha vinta Dave. Però... un bel bundle, però, ultimamente sì, non stavamo facendo fuoco. È stato veramente un bel bundle questo. È stato un buon bundle, assolutamente sì. E Jace così... Poi già la partenza... Il disegno è troppo bello. Già un po' fuori di testa Jace, su Jace. Secondo me non gli ha fatto bene ultimamente quello che è successo. Guardate che faccia, guardate, guardate. E mi ricorda un po' il pinguino in Gotham. Però, tanta roba. Purtroppo, Ska non è riuscito a trovare Nissa fuori. Ma ci accontentiamo, dai. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!